Dunque, la vara ha ormai oltre 500 anni, è il caso di dire, quindi merita che si faccia questa opera di memoria. Se leggiamo i testi canonici di autori messinesi, quasi tutti fanno risalire la vara alla prima metà del Cinquecento, esattamente in concomitanza con la venuta a Messina di Carlo V, che dopo aver sconfitto gli infedeli passa da Messina e il senato messinese gli intende tributargli degli onori, quindi allestisce questa grande piramide trionfale alla cui sommità c'è la statua dell'imperatore, che passa per le vie della città. Dicono gli autori che poi un certo Radese trasforma questo apparato in una macchina trionfale per l'Assunta. Quindi sarebbe questo Radese l'ideatore di questa macchina trionfale, che prima è diciamo indirizzata al potere civile e poi passa a questa diciamo entità sacra, la Madonna Assunta. E c'è uno storico messinese che è in controtendenza rispetto a questa storia che da sempre si narra, e anche diciamo scartabellando negli archivi della Maramma del Duomo, aveva trovato Domenico Puzzolo Sigillo, aveva trovato delle prove, e lui diciamo in parte le fornisce, in parte sono andate perse, e dice che questo Radese non esiste, o per meglio dire si chiamava Giovanni Ravesi, e che la vara era preesistente alla venuta di Carlo V, era già un apparato festivo che già da tempo si portava in processione a Messina in occasione della festa dell'Assunta. E lo stesso Mauro Lico, che mi pare che pubblichi il suo libro nel 62, cioè pochi anni dopo la venuta di Carlo V, parla della processione della vara come di una tradizione già consolidata, cosa che non avrebbe potuto affermare se fossero passati soltanto pochi decenni. Cosa dice Puzzolo Sigillo? Dice che questo Ravesi non è altro che uno dei magistri varie, e cioè era una sorta di diciamo personale specializzato nel montaggio di questo grande apparato, e le competenze venivano trasmesse da padre in figlio o da suocero a genero, e come se fossero degli insegnamenti segreti. E lui ricostruisce una serie di genealogie, diciamo, che si sono trasmesse queste competenze. Quindi Ravesi sarebbe soltanto uno dei tanti che lo hanno preceduto. E cosa dice Puzzolo Sigillo? Che questa grande macchina, che rappresenta appunto l'assunzione in cielo della Vergine, e diciamo questa interpretazione religiosa è solo una delle tante interpretazioni, perché è un apparato di grande valenza simbolica che allude anche ad altro. La Madonna Assunta viene celebrata nel Cinquecento, ma questa macchina della vara allude anche a un culto di una sorta di divinità femminile preesistente, le cui radici affondano addirittura nell'antichità precristiana, una sorta di grande madre mediterranea, dea delle messi, di cui diciamo poi il cristianesimo ha utilizzato lo schema, però riplasmandolo secondo i dettami della fede e della devozione. Quindi lui dice che in questa vara c'è una sorta di nodo in cui confluiscono una pluralità di linguaggi e anche di simboli, ma il sole e la luna, per esempio, lui, Puzzolo Sigillo, fa espresso riferimento a una simbologia alchemica, dice che a Messina c'erano delle consorterie in quel periodo che attraverso questa macchina trionfale volevano anche esprimere dei contenuti di tipo iniziatico. Non a caso, diciamo, l'ideazione di questa vara, ancorché la fruizione fosse squisitamente popolare, va ricondotta a una matrice colta. Sappiamo che potrebbe aver lavorato alla sua ideazione
Francesco Mauro Lico, Polidoro Caldara da Caravaggio, cioè grandi intellettuali del tempo che diciamo esercitavano la loro volontà di conferire, di dotare la città di un genius loci, e attraverso questi grandi apparati fissi e mobili, perché ce n'erano anche fissi, no? E quindi è ancora un ambito tutto da studiare, ma indubbiamente nella Messina cinquecentesca c'era una corrente che faceva uso delle feste, delle grandi feste di grande partecipazione popolare, per dare alla città delle coordinate simboliche che potessero servire a orientarne l'identità. Ma oggi la vara che cos'è? Diciamo che è un grande simbolo religioso e devozionale, più che religioso. Io tenderei a separare quello che è l'aspetto schiettamente riconducibile alla fede, alla religione, quello che è la devozione, che spesso si impasta con elementi vari che provengono dalla cultura locale. Non tutte le feste popolari hanno la nitidezza e la purezza della religione secondo i dettami evangelici. Sono impastati con quello che la cultura propone, quindi sono il portato di una storia plurisecolare che si è venuta stratificando, mantenendo anche elementi estranei, eccentrici, che sono precristiani, che fanno parte di culture, di usi e costumi differenziati. Quindi sono parecchi stranieri che comunque partecipano sì alla vara. Certo, parteciperanno con uno spirito diverso da quelli che da anni investano a livello proprio emozionale la vara, perché quello che secondo me è importante di questa festa è che ancora ci sono decine di migliaia di persone che credono fermamente in questo momento come il momento più importante dell'anno per sciogliere i voti, per tributare atti di ringraziamento alla Madonna. E queste sono cose rispetto alle quali occorre avere la massima comprensione e il massimo rispetto. Ci sono testimonianze cinquecentesche, seicentesche di detenuti che venivano liberati per poter portare la vara in quel giorno, per poterla trascinare, perché era un atto. Si ricorda un nome? Che li riscattava. No, non credo ne siano stati dati, però ecco, in quel giorno si riscattava una vita di frustrazioni, di scacchi, attraverso questo atto devozionale che faceva emergere in ogni caso una fede. Diverso è il momento in cui la festa viene piegata per simboleggiare da parte malavitosa situazioni di potere. Quindi una cosa è l'atto di fede sincero, da qualunque parte venga. Una cosa è volere piegare questa come altre feste a stabilire gerarchie all'interno di un contesto sociale. Globus, globus, oh.